Expo Vending Sud continua, ci troviamo nello stand di Biancafè, la torrefazione con oltre 85 anni di vita, e siamo in compagnia di Pierluigi Bianco, il direttore commerciale dell'azienda. Pierluigi, è un gran piacere ritrovarti intanto di persona e rivederci, ristringerci la mano dopo lungo tempo, ma anche di averti ospite dinanzi ai microfoni di Vending TV e Horeca TV, che questa volta, quest'anno, sono unite proprio perché Vending e Horeca stanno incominciando ad avvicinarsi sempre più. Bentornato. Grazie Fabio dell'opportunità che ci dai. È davvero un piacere per noi essere qui presenti all'Expo Vending Sud, alla quale non avevamo partecipato alle precedenti edizioni per ovvi motivi, e oggi siamo felici di poter ricominciare, di poter ricrescere dalla Sicilia. È un piacere rivedere te e tantissimi altri amici che sia nei corridoi che negli stand stiamo andando a salutare, abbracciare dopo tanto tempo e dopo tutto quello che è successo purtroppo a causa dell'emergenza pandemica. Allora iniziamo al solito riepilogo in un minuto dell'azienda, che nasce appunto nel 1932. Esattamente, un'azienda, Biancafè è un'azienda molto antica, fondata nel 1932 da mio nonno, pertanto sono tre, adesso siamo quattro generazioni che si sono sempre occupate di caffè. Negli ultimi anni abbiamo dato un impulso particolarmente forte allo sviluppo delle vendite, abbiamo ricreato completamente l'immagine e la grafica aziendale, abbiamo dato un impulso molto forte all'aspetto dell'export. Infatti l'85% ormai delle nostre vendite è rivolto ai mercati esteri, per il quale raggiungiamo circa 45 paesi. Diciamo sì, siamo poco conosciuti in Italia forse, ma abbiamo una forte presenza in molti stati esteri. Facciamo lavori in private label sicuramente, ma per brand sia del vending ma anche proprio del canale Horeca, nel senso che forniamo delle aziende, delle catene di caffetterie a Dubai, in Germania, in Cina, per cui forniamo anche prodotto di alto o di altissimo livello, tant'è vero che abbiamo spinto particolarmente il canale dello specialty, siamo certificati biologici per cui possiamo produrre il caffè sia organico sia fair trade, e negli ultimi anni stiamo spingendo molto i nostri marchi, tant'è vero che abbiamo dedicato un marchio esclusivamente al canale Horeca. Questo nella nuova sede di 15.000 metri quadrati di cui mi raccontavi poco fa, prima che iniziassimo questa intervista, che è per voi anche un tocco di orgoglio perché siete davvero tanto, ma tanto davvero sostenibili. Sì, esatto. Siamo cresciuti negli ultimi anni, siamo cresciuti molto, tant'è vero che adesso siamo circa la trentesima azienda di torrefazione in Italia, che su 800 circa è sicuramente un buon posizionamento. Abbiamo pertanto avuto la necessità di aumentare le dimensioni della nostra struttura aziendale, e attualmente occupiamo uno spazio di 15.000 metri quadrati ed è tutto davvero molto sostenibile perché abbiamo recuperato un'antica fabbrica, per cui non abbiamo utilizzato altro cemento per poter edificare, quindi non abbiamo consumato territorio. Ed inoltre l'80% dell'energia elettrica che viene utilizzata per le nostre attrezzature, che sono tutte quante 4.0, quindi a basso consumo energetico, l'80% dell'energia elettrica viene prodotta da pannelli solari, per cui abbiamo davvero, siamo sostenibili vero. Diciamo che la vostra crescita è stata anche dovuta al grandissimo impegno di Vittorio Davino, che oggi non è più con noi proprio a causa di questa maledetta pandemia.
e che noi ricordiamo comunque con grandissimo affetto, perché ha contribuito davvero in modo significativo a far espandere il vostro brand, il vostro prodotto, da decine e decine e decine di nuovi clienti nel vending e nell'OCS. Cosa presentate qui a Expo Vending Sud? Sicuramente Vittorio, oltre ad essere un nostro pilastro dal punto di vista delle vendite, è stato un grandissimo amico, di conseguenza una grandissima perdita per noi, e lo ricordiamo sempre con grandissimo piacere. Attualmente abbiamo qui in fiera tutti i prodotti, tutto il caffè che può essere declinato nelle varie modalità, dal caffè in grani per la distribuzione automatica al caffè in grani specialty o biologico per un tipo di target un attimino più evoluto. Per quanto riguarda il monoporzionato, produciamo tutti quanti i formati, dalla cialda alla dolce gusto alla Nespresso e quant'altro. Adesso ormai in questi ultimi anni c'è stata un'esplosione di formati, però diciamo così, seguiamo un pochettino quelli che sono i trend, però produciamo tutti quanti i formati di capsule monodose. Ecco, allora veniamo al punto cruciale, quello che può mettervi in contatto diretto con coloro che stanno osservando questa intervista e che magari desiderano avere maggiori informazioni scrivendovi e chiedendovi di entrare a far parte dei vostri clienti e chissà, appunto, far iniziare questa collaborazione commerciale che può portare benefici sia a voi che a loro. Sicuramente siamo felici di poter ingrandire la nostra famiglia. Possiamo essere contattati già dal sito biancaffè.com, nel quale troverete tutte quante le informazioni e tutti quanti i contatti per poter avviare una collaborazione, oppure con la nostra email info@biancaffè.com. E allora io ti ringrazio per la collaborazione, abbiamo visto anche tutta l'immagine coordinata del brand, dei packaging, dei vari prodotti che abbiamo potuto appunto ammirare negli ultimi secondi. Pierluigi, grazie per la collaborazione. Grazie a te Fabio e grazie a Oreca TV.